Il governo vara la proroga emergenza il 15 ottobre, Conte gestire ritorno a normalità, esecutivo incassa 176 a Palazzo Madama per scostamento di bilancio. Concluse nella notte elezioni dei presidenti di commissioni, alla Camera 14 per la maggioranza, in Senato Agricoltura e Giustizia la Lega, oggi voto su Open Arms. Il 2 agosto saranno 40 anni dalla strage di Bologna, per l'occasione per i 40 anni dalla tragedia di Ustica, Mattarella incontra i familiari delle vittime. Nuovi sbarchi in Sicilia, quasi 1000 migranti a Lampedusa, ministro Lamorgese, inaccettabili gli arrivi continui da Tunisia, predisposti i voli di rimpatrio. Il Covid in Italia, ieri 289 nuovi casi in aumento rispetto a martedì, 6 decessi in calo, età media dei malati scesa da 60 a 40 anni. A 90 minuti dalla fine del campionato la Roma ha blindato il quinto posto dopo la vittoria col Torino. Tutto da decidere per l'ultima squadra che scenderà in Serie B, testa a testa tra Genoa e Lecce. Buongiorno dal TG1. Dopo il via libera delle Camere, il Consiglio dei Ministri ha formalizzato la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre. Una scelta inevitabile, ha detto il Premier Conte, per attuare le misure di protezione e prevenzione dal Covid. Il Parlamento ha approvato anche il nuovo scostamento di bilancio da 25 miliardi. Roberto Chinzari. Il Consiglio dei Ministri approva la delibera che proroga al 15 ottobre la scadenza dello stato di emergenza. Viene così recepita l'indicazione della risoluzione di maggioranza votata ieri alla Camera. Conte a Montecitorio è tornato a difendere quello che definisce una scelta inevitabile per non interrompere tutte quelle azioni di protezione e prevenzione che hanno consentito di uscire dalla fase più acuta della crisi. Sulla base di istanze, di mere istanze organizzative, operative, non certo perché si vuole fare un uso strumentale. Ora l'Italia è un paese sicuro, insiste il Presidente del Consiglio, serve prudenza a gestire il ritorno alla normalità senza drammatizzare la situazione, per mantenere un cauto livello di guardia e non certo per introdurre nuove misure restrittive. È grave, continua a fuorviare i cittadini, convincendoli che così si torna ad un nuovo lockdown. Parlare di atteggiamento liberticida, bavaglia al dissenso, sono affermazioni gravi, sottolinea il Premier, che non hanno alcuna rispondenza con la realtà. Altro tema d'attualità, il piano di rilancio. Nel pomeriggio ieri la prima riunione del Comitato Tecnico di Valutazione, presieduta dal Ministro Amendola, che segue quella del Comitato Interministeriale. L'obiettivo è presentare entro il 15 ottobre progetti concreti, con tanto di cronoprogramma per accedere alla possibilità di prefinanziamento del 10% del Recovery Fund. Su economia e immigrazione si concentra il dibattito politico. Ieri sera il voto per il rinnovo delle presidenze di commissione di Camera e Senato. In diretta da Montecitorio ci aggiorna Susanna Lemma. Buongiorno. Buongiorno a voi. A notte inoltrata sono stati eletti i presidenti di commissioni alla Camera e al Senato. Non sono mancate fibrillazioni. Per quanto riguarda la Camera, sono stati eletti tutti i presidenti di maggioranza. Dunque 7 sono andati al Movimento 5 Stelle, 5 al Partito Democratico e 2 a Italia Viva. In commissione giustizia alla Camera era stato eletto in un primo momento Vitiello di Italia Viva, che si è poi dimesso per lasciare la presidenza a Pierantoni del Movimento 5 Stelle. In Senato invece restano alla Lega le commissioni agricoltura e giustizia, dove non è stato eletto l'ex presidente del Senato Pietro Grasso di Liberi e Uguali, candidato dalla maggioranza. Il ministro Speranza ha lasciato il Consiglio dei Ministri e ha chiesto chiarimenti sulla mancata elezione, dicendo che sono necessarie spiegazioni politiche, dal punto di vista politico. Salvini ha commentato: quando il voto è segreto la maggioranza si sgretola. Salvini, che oggi alle 9.30 attende il voto in Senato sull'autorizzazione a procedere sulla vicenda Open Arms. Ieri intanto il governo ha incassato con 170 voti a favore il via libera allo scostamento di bilancio, maggioranza compatta anche nel decidere la proroga dello stato di emergenza. Facciamo il punto con i servizi di Mario De Pizzo e Sonia Sarno. Leale al governo, ma ora avanti senza pigrizia, parole di Zingaretti. Saremo un pungolo, prosegue il segretario Dem, perché possiamo sconfiggere problemi e paura con soluzioni e speranza. Obiettivi: correre sul recovery fund, chiudere dossier ILVA e sia al MES. E per i Dem il via libera allo scostamento dimostra la forza della maggioranza al Senato. Un ulteriore passo per andare in questa direzione, per aiutare le imprese e i lavoratori in difficoltà con la cassa integrazione, per aiutare i comuni che rischiano di vedere tagliati i servizi. Avanti con strumenti di protezione per lavoratori e di stimolo alle assunzioni, rivendicano i 5 Stelle. Ora sostenere le imprese.
imprese e i settori che più hanno sofferto la linea del movimento economia verde, digitalizzazione, modernizzazione del paese e riduzione delle diseguaglianze, priorità per il recovery fund. 25 nuovi miliardi di soldi freschi per cassa integrazione, fondi alle imprese per nuove assunzioni, soldi per il turismo e per far riaprire la scuola settembre. Significa fatti concreti. L'euro rivendica con lo scostamento nuove risorse per la protezione sociale dei lavoratori. L'obiettivo è proteggere imprese e cittadini e rilanciare la nostra economia. Italia Viva ribadisce ora l'emergenza e il lavoro, boschi, investimenti su scuole, infrastrutture, turismo, artigianato e sanità con il MES. Astensione sullo scostamento di bilancio, voto contrario sul piano nazionale di riforme. Fa muro il centrodestra, zero risposte alle nostre richieste, non si può votare al buio. La linea condivisa da Salvini, Meloni e Berlusconi, che in una lettera aperta a Conte avevano avvertito: non consentiremo sperpero di denaro in operazioni assistenziali. Se sono autosufficienti facciano e ne risponderanno al paese, attacca Salvini. Abbiamo dato fiducia a questo governo e gli italiani sono rimasti fregati, sia sulla cassa integrazione che sui prestiti in banca, che sui 600 euro. Non diamo il voto a chi usa i soldi degli italiani per comprare i monopattini elettrici made in China. Da Gualtieri nessuna chiarezza. Incalza Meloni. Non condivido la responsabilità di continuare a indebitare i miei figli per pagarci le assunzioni facili o i bonus monopattini o le consulenze ai ministeri o altre cose inutili. Per Forza Italia, da Gualtieri, impegni generici. Sul rinvio delle tasse, sulle risorse a fondo perduto per l'automotive, il turismo e il Made in Italy, dal governo solo enunciazioni generiche, nessun impegno concreto. La proroga dello stato d'emergenza è dannosa per l'economia, rilanciano gli azzurri, e Salvini si dice pronto a ricorrere alla consulta. Proroga scelta folle per Meloni, utile solo al governo per consolidare il potere. Lavoro, crescita, turismo ed enti locali sono le misure principali a cui sarà dedicato lo scostamento di bilancio che è stato appunto votato ieri. Allora vediamo i dettagli delle misure nel servizio di Giampiero Scarpati e poi la linea può tornare allo studio. 25 miliardi per sostenere occupazioni, enti locali, scuole e rinvio delle scadenze fiscali. Aiuti anche ai settori più in crisi come turismo e automotive. Il ministro dell'Economia illustra i contenuti del decreto agosto in arrivo la settimana prossima. La ripresa è in atto, nel terzo trimestre ci attendiamo un rimbalzo dell'economia del 15%, dice Gualtieri, che poi sottolinea. Molte delle misure che ho anticipato scaturiscono da un dialogo con il Parlamento e con l'opposizione, oltre che con i rappresentanti di regioni e enti locali, di maggioranza e di opposizione. La cassa integrazione verrà prolungata di altre 18 settimane, ma sarà selettiva, andrà cioè solo alle imprese in effettiva difficoltà. Previsto un contributo per quelle che non hanno subito perdite significative. Nel decreto ci saranno anche sgravi fiscali per chi assume a tempo indeterminato e per le aziende che richiameranno i dipendenti dalla cassa integrazione. Oltre 5 miliardi saranno destinati agli enti locali, 1 miliardo e 300 milioni per la scuola, per garantire l'inizio dell'anno scolastico in assoluta sicurezza, dice Gualtieri. Capitolo fisco, ci sarà il rinvio delle scadenze già sospese nei mesi scorsi, con la possibilità di pagare a rate. Nuovo stop anche per le cartelle esattoriali. Il 2 agosto saranno 40 anni dalla strage della stazione di Bologna. Per l'occasione, per i 40 anni dalla strage di Ustica, oggi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Bologna per incontrare i familiari delle vittime. In diretta da Bologna la nostra inviata Nadia Zikowski, buongiorno. Buongiorno a voi, sì, come dicevate la città comincia oggi a ricordare un anniversario importante a 40 anni di distanza, anzi due, perché come ogni anno il 2 agosto domenica la città ricorderà le vittime della stazione, ma il Capo dello Stato ha deciso oggi di ricordare insieme queste due grandi ferite del 1980, la strage della stazione appunto e Ustica. 85 le vittime
della stazione 81 le vittime dell'aereo precipitato. Per loro ci sarà questa mattina una messa in suffragio nel Duomo di San Pietro, sarà officiata dall'arcivescovo della città Matteo Zuppi, e a questa messa appunto assisterà il capo dello Stato. Poi Mattarella verrà qui alla stazione, deporrà una corona di fiori alla lapide che vedete alle mie spalle, che ricorda una per una tutte le vittime della strage, e sarà insieme all'associazione dei familiari delle vittime guidata da Paolo Bolognesi. Ultima tappa per il capo dello Stato sarà al Museo della Memoria di Ustica, anche lì l'omaggio alle vittime insieme all'associazione dei familiari guidata da Daria Bonfietti. Un anniversario importante, questo che il capo dello Stato aveva già ricordato il 27 giugno scorso, e aveva detto bisogna finalmente ricostruire in modo univoco e definitivo la verità su questi fatti. Questo è un dovere delle istituzioni, ma è anche dovere dei paesi alleati collaborare perché questo si possa fare. Allora noi seguiremo insieme tutte le tappe di questa giornata e ve ne daremo conto nel corso dei prossimi telegiornali. A voi. Il 20 e 21 settembre italiani al voto per il referendum confermativo della riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari. Sarà Election Day con suppletive regionali ed amministrative. Andrea Bovio. Referendum costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari si vota in due giorni, domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Gli italiani saranno chiamati a confermare o respingere la riforma costituzionale che riduce il numero di deputati e senatori approvata dal Parlamento a ottobre 2019, da 630 a 400 alla Camera e da 315 a 200 al Senato, mantenendo i senatori a vita. Chi vota sì conferma la riforma, chi vota no la rigetta. Si tratta di un referendum confermativo che non prevede alcun quorum, l'esito sarà dunque valido anche se non sarà raggiunto il 50% più uno dei votanti. Per il referendum ci sarà una sola scheda, nella stessa tornata elettorale si voteranno anche le suppletive per il Senato e il rinnovo di 7 giunte regionali e di più di 1000 comuni. Quasi 500 migranti sono arrivati ieri in Sicilia, situazione critica a Lampedusa con oltre 1000 ospiti nell'hotspot, la struttura potrebbe accoglierne al massimo 100. Per il Viminale si tratta di una gestione senza precedenti per il Covid e la crisi dei paesi nordafricani. Alessandra Barone e poi Paola Cervelli. Decine di sbarchi autonomi hanno portato ieri 400 migranti in Sicilia, a cui si aggiungono gli 84 soccorsi dalla Guardia Costiera Italiana in acque libiche. L'hotspot di Lampedusa è ormai al collasso, con oltre 1100 persone ospitate, 250 persone sono state già trasferite, oggi altre 360 andranno prima a Pozzallo per i Covid test e poi in una struttura a Palermo. Mentre i 43 tunisini approdati sulla spiaggia del Ragusano tra la folla di bagnanti sono stati rintracciati e verranno destinati ad un centro di Giarre. Per il Viminale si tratta di una gestione senza precedenti, resa particolarmente complicata dal coronavirus e dalla crisi dei paesi nordafricani. Per noi è inaccettabile questi arrivi continui che stanno collassando l'isola di Lampedusa. Obiettivo del Ministero è l'incremento dei voli di rimpatrio. Entro oggi sono stati predisposti 4 charter, in 80 rientreranno in Tunisia. Presto in Sicilia arriveranno i militari, ma intanto preoccupa il rischio del contagio. In settimana speriamo di avere una grande nave dove poter farli collocare senza disagio per le comunità. Sarebbero 193 migranti positivi al Covid nei centri di accoglienza in Italia, 4 contagiati sono a Lampedusa e non si fermano i tentativi di fuga dalle strutture. Ieri Giuliana, ancora un tentativo sventato dalle forze dell'ordine. La gestione della questione migranti allarma da un lato Di Maio, dall'altro Zingaretti. Entrambi con argomenti diversi pongono il problema con nettezza. Va affrontato per preservare la tenuta sociale del paese, incalza
il primo interlocutore l'Europa. Deve dare una risposta e rispettare i patti. Riparta subito la redistribuzione, chiede il ministro degli esteri. L'Italia da sola non ce la fa. Dall'altro lato c'è la preoccupazione di Zingaretti. Finora non siamo riusciti a ottenere i risultati che volevamo, dice, sull'immigrazione, dopo aver chiesto al governo un approccio adeguato. E torna a bocciare i decreti sicurezza, oggi al centro di una nuova riunione di maggioranza. Vorrebbe cambiarli anche l'EU, così come Italia Viva. E oggi è anche il giorno del voto del Senato sull'autorizzazione a procedere per Salvini sul caso Open Arms. Il leader della Lega si difende. Fu decisione del governo per tutelare il paese, è la linea. E va all'attacco sugli sbarchi. L'Italia è invasa, orgoglioso di aver chiuso i porti. Lancia fondi al governo anche Fratelli d'Italia e Forza Italia sollecita controlli rigorosi ai confini. L'andamento dell'epidemia da coronavirus in Italia: salgono i nuovi contagi mentre cala il numero dei morti. Il servizio di Giuseppe Rizzo. 89 nuovi contagi in Italia, 6 le vittime in un giorno, solo 2 le regioni Covid free, Umbria e Basilicata, mentre la Lombardia è ancora quella con più casi, 46 in 24 ore. Si guarda a settembre, quando la riapertura delle scuole sarà un ulteriore passo verso accettabili livelli di normalità, come li ha definiti il commissario Arcuri. Il monitoraggio dell'epidemia è costante e i dati di fine agosto potrebbero portare a un aggiornamento delle regole per il ritorno in classe. Al suono della campanella, niente misurazione della temperatura che dovrà avvenire in casa. Ci saranno invece gel igienizzante per le mani e mascherine. La distribuzione gratuita giornaliera di 11 milioni di mascherine chirurgiche che verranno destinate agli oltre 40.000 plessi scolastici distribuiti sul territorio, che potranno così essere utilizzate dal personale docente, non docente e dagli studenti. Niente mascherina invece per i più piccoli. Nelle aule 3 milioni di nuovi banchi monoposto. Il bando si chiude il 5 agosto e tutte le scuole avranno quelli richiesti entro il 12 settembre. 2 milioni di test sierologici verranno somministrati prima di settembre a tutto il personale, docente e non. Se il risultato sarà positivo, verrà eseguito un tampone. Spazi da ripensare per garantire il distanziamento. A Roma, grazie a un accordo con la diocesi, parte delle lezioni potrà svolgersi anche nei locali delle parrocchie. Il Covid è nel mondo, ai primi 3 posti per numero di contagi ci sono Stati Uniti, Brasile e India. In Cina registrati circa 100 nuovi casi, mentre in Europa, dopo l'impennata in Spagna, si teme una seconda ondata. La corrispondente Giovanna Botteri. Città dopo città, provincia dopo provincia, la Cina continua i test in massa, perché ormai i contagi sono riapparsi e non sono più ormai soltanto di ritorno, sono locali e sono quotidianamente un centinaio, segno dell'esistenza di nuovi focolai, anche se sparsi per il momento. Così i timori in Asia crescono, il Giappone registra numeri allarmanti e ad Hong Kong, passata finora quasi indenne attraverso la pandemia, la situazione, secondo la governatrice Lam, è estremamente critica. I posti in terapia intensiva si stanno esaurendo, gli ospedali sarebbero al collasso e le elezioni previste a settembre, con l'opposizione data per favorita, potrebbero saltare a causa del virus di un anno. In Arabia Saudita il pellegrinaggio sacro, l'Hajj, alla Mecca è stato fortemente ridotto. E attorno alla Kaaba, il cubo nero, non più milioni di fedeli, ma solo qualche migliaio. Grande attenzione anche in Europa, soprattutto in Spagna, dove si registra un record di contagi dal 5 maggio, 1153 in un giorno solo, nonostante il rispetto della distanza di sicurezza anche sulle spiagge iberiche. Da Amazon a Apple, da Facebook a Google, negli Stati Uniti i leader dei colossi della tecnologia, sospettati di pratiche monopolistiche in violazione della privacy, sono stati chiamati per la prima volta a chiarire direttamente di fronte al Congresso. Il corrispondente Oliviero Bergamini.
A vedermi così in giacca e cravatta nei riquadri dello schermo di videoconferenza sembrano quasi timidi, ma sono i titani di internet e proprio per questo il congresso li mette su una graticola. Jeff Bezos, Amazon, Mark Zuckerberg, Facebook, Tim Cook, Apple, Sundar Pichai, Google, accusati nel complesso di aver creato posizioni monopolistiche o quasi nel commercio online, nei motori di ricerca, nelle app per telefonini e di raccogliere miliardi di dati personali degli utenti minacciando libera concorrenza e democrazia. I repubblicani poi sostengono che Google e Facebook marginalizzano o nascondono le voci conservatrici, tanto che Trump stesso minaccia di intervenire. La difesa dei colossi high-tech tocca tutti i registri. Pichai e Bezos ricordano le loro origini umili, sostengono che attraverso le loro piattaforme prosperano milioni di piccole imprese. Tim Cook esalta la sicurezza di Apple, Zuckerberg punta sul patriottismo, Facebook come espressione dei valori americani di innovazione, intraprendenza, confronto e dialogo, impegnata, come gli altri giganti del web, in una spietata competizione globale, anche nelle ricerche sull'intelligenza artificiale, dove la Cina punta a dominare il mondo. Se ci ridimensionate, l'America perderà la sfida, è un'implicazione che rivolgono agli agguerriti deputati. Ed ora l'economia con l'andamento delle principali borse mondiali, in diretta da Milano, Marzio Quaglino. Buongiorno, diciamo che intanto l'audizione dei giganti del web non ha avuto impatto sui mercati, i mercati hanno guardato invece molto di più alle parole di Jerome Powell, il presidente della Federal Reserve, la banca centrale statunitense, che ha assicurato ancora tassi bassi. Questo ha fatto sì che ieri sera Dow Jones e Nasdaq abbiano guadagnato, in particolare il Nasdaq, proprio il mercato dei titoli tecnologici. Per quello che riguarda la partenza in Asia è stata invece ed è di tutt'altro tenore, con Tokyo che ha chiuso in calo dello 0,26%, come si può vedere prevalgono i segni negativi. Ricordiamo anche la giornata di ieri in Europa, una giornata piatta con un recupero sul finale proprio grazie a Wall Street. Milano ha lasciato sul terreno appena lo 0,11%, le perdite però ad inizio d'anno superano i 15 punti percentuali. Infine, per quello che riguarda la giornata odierna, attenzione al bollettino economico della Banca Centrale Europea, il tasso di disoccupazione in Italia e, dato questo molto importante e molto atteso dai mercati, il prodotto interno lordo negli Stati Uniti. E con questo restituisco la linea a Roma. L'inchiesta sui camici in Lombardia, sequestrati 25.000 capi nel magazzino della società del cognato di Attilio Fontana, facevano parte della fornitura per la regione Lombardia, su cui indaga la procura. Maria Chiara Grandis. I 25.000 camici sequestrati dalla Guardia di Finanza sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il materiale, secondo gli investigatori, è quello mai consegnato nella fornitura concordata fra l'azienda Dama del cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, e la Regione Lombardia per 513.000 euro, un contratto trasformato poi in donazione. Il governatore ha spiegato di aver chiesto lui al parente di rinunciare al pagamento per evitare strumentalizzazioni. Dini aveva parlato di un fraintendimento interno all'azienda, così la fattura era stata stornata. La donazione però non è stata completata. 50.000 i camici consegnati, gli altri Dini avrebbe tentato di rivenderli. La Procura di Milano indaga per frode in pubbliche forniture. In parallelo sono in corso approfondimenti sul patrimonio di Fontana. 5 milioni di euro trasferiti in Svizzera dalle Bahamas con lo scudo fiscale. L'eredità dei genitori. Un conto non operativo, ha spiegato Fontana, anche se in alcuni documenti pubblicati dalla newsletter del quotidiano Domani sono indicati movimenti fra il 2009 e il 2013. Approfondimenti partiti quando il governatore tentò, per risarcire il cognato, di versare 250.000 euro all'azienda di famiglia, operazione bloccata perché segnalata come sospetta. Ed è attesa per oggi la sentenza per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. 6 gli imputati. In diretta dal Tribunale di Ancona, Francesco Monti, a te la linea.
Sì, buongiorno. Inizierà alle 10 l'ultima udienza del processo per la strage alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo. Attese le repliche, poi la sentenza in giornata. 6 gli imputati, la cosiddetta banda dello spray che metteva a segno rapine in locali notturni del centro e del nord Italia. Secondo la procura di Ancona, i 6 giovani, tutti del modenese, si trovavano quella notte alla discoteca Lanterna Azzurra. Uno di loro usò uno spray al peperoncino che poi causò il caos, in seguito al quale subito all'esterno del locale trovarono la morte 6 persone schiacciate e asfissiate. 5 adolescenti, Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Emma Fabini e la 39enne Eleonora Girolimini, che accompagnava la figlia. La procura ha chiesto pene tra i 16 e i 18 anni per i reati di associazione per delinquere e omicidio preterintenzionale. La sentenza è attesa in giornata. Per il momento è tutto, a voi la linea. In attesa dell'inaugurazione del nuovo ponte di Genova, prevista per il 3 agosto, ultime rifiniture. Seguiamo Alberto Viazzi. Il nuovo ponte Genova-San Giorgio è pronto per essere consegnato ufficialmente al commissario Marco Bucci. Effettuate le operazioni di collaudo, si è proceduto ora con i lavori di rifinitura. È stato steso un manto di 4 cm di asfalto, il cosiddetto strato di usura, ed è stata posizionata la segnaletica orizzontale e verticale. Il ponte, che misura 1,67 m e va dalla galleria di Coronata al congiungimento con l'elicoidale, è stato così ultimato dalla società per Genova, costituita ad hoc, della quale fanno parte WeBuild, ex Salini Impregilo e Fincantieri. La rampa elicoidale, ovvero la struttura di raccordo che immette verso Genova e che non era crollata, è stata sottoposta a un intervento di ripristino conservativo di competenza di Autostrade per l'Italia, che ha anche rifatto e impermeabilizzato la galleria di Coronata. Per controllare la sicurezza del ponte sono stati approntati 4 robot che eseguiranno in maniera automatica il monitoraggio e che saranno operativi da ottobre. Abitanti e commercianti di Certosa attendono con trepidazione l'inaugurazione del nuovo ponte. La prima auto che transiterà sul ponte Genova-San Giorgio Lato Mare il 3 agosto sarà quella del Presidente della Repubblica. Prima Sergio Mattarella incontrerà in prefettura i familiari delle 43 vittime del crollo di 2 anni fa. La cerimonia di inaugurazione, che avrà inizio alle ore 18:30, si terrà dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata. Al termine voleranno su Genova le frecce tricolori. Ritrovarsi in mezzo alle api operai attraverso una webcam, la loro vita fondamentale ma anche minacciata da cambiamenti climatici e fitofarmaci, viene ripresa in tempo reale all'interno di Arnie Didattiche. Il servizio è di Alessio Piovesan. App in diretta, tranne il profumo del miele si potrà percepire tutto, come essere tra loro, come essere una di loro. Appi operai al lavoro per consentire agli alberi di fare frutto, insetto impollinatore che garantisce la sopravvivenza di ambiente e uomo. Grazie al progetto internazionale BeAware Comuni Alpini per la protezione delle api, cofinanziati dal comune di Belluno, sono state create 2 camere di volo a Belluno al Parco Maraga e a Limana alla sede della cooperativa di api Dolomiti. Grazie ad una webcam la vita delle api sarà ripresa in tempo reale. L'intento didattico viene supportato da importanti innovazioni tecnologiche che consentono a chiunque e dovunque di fruire di quella che è la vita di fatto dell'alveare mediante immagini di qualità riprese in diretta. Non è un caso se Albert Einstein disse che alla morte dell'ultima ape alla specie umana sarebbero rimasti 4 anni di sopravvivenza. Api necessarie, il 30% di ciò che mangiamo è frutto del loro lavoro, ma anche minacciate da clima, fitofarmaci e danni al paesaggio. Lo scopo di queste arnie didattiche è sensibilizzare i giovani sui rischi che corrono le api. Per vederle, ma anche per controllare parametri come umidità e temperatura, ci si potrà collegare al sito paesedelmiele.it. Siamo al calcio, la Roma batte il Torino e blinda il 5° posto in classifica, lotta aperta per il 2° posto, tutto aperto in coda per la salvezza. Giovanna Carollo. A
caccia della scarpa d'oro, il testa a testa tra Immobile e Ronaldo resta l'unica emozione vera in cima alla classifica. Ma alla Sardegna Arena CR7 stecca l'aggancio al capocannoniere bianco celeste.